Di redazione cronache, la donna soffriva di gravi dolori al petto e braccio e aveva un eccesso di sudorazione. Il St. Charles Hospital di Bordighera, una donna 69 anni è morta due giorni dopo essere stata visitata da uno specializzato e dimesso dal primo punto intervento dell'ospedale St. Charles Bordighera. La donna, che ne ha sofferto gravi dolori al petto e braccio e aveva avuto un eccesso di sudorazione, erano stati portati in ospedale da sua figlia la notte del 21 agosto. Era stato sottoposto a elettrocardiogramma, ma lo specialista avrebbe escluso problemi come richiedere l'ospedale e rassegnato le dimissioni. LASL Imperiese conferma la storia. Il giorno successivo il medico di medicina generale era stato contattato, che aveva visitato la donna, prescritto esami del sangue e un holter per monitorare costantemente la pressione. In 24 mattina la figlia trovò la madre che morì a letto. Il caso perché una persona si sentiva forte dolore al petto e sul braccio non è stata immediatamente sottoposta a esami più in profondità? Secondo noi, la visita è stata abbastanza superficiale. Chiedo giustizia e voglio capire con quale criterio il mio la madre è stata dimessa così in fretta. Afferma che la figlia, che si è rivolta agli avvocati Marco Noto e Ambra Marchese di Ventimiglia, LASL del Ligure di Ponente, è in corso verifica dell'uso dei tirocinanti assunti dalla GVM, una società privata. Società privata ciò gestirà l'ospedale Bordighera dal prossimo gennaio e che è già responsabile del primo punto di intervento.